l'avversario contro le loro anni. Adesso sei una di noi, che impressioni hai? Sono contentissima di fare parte di questa grande famiglia. Come tutti sapete, ormai è indubbio l'importanza che deve essere l'attività motoria nei confronti della crescita e dello sviluppo dei bambini. Quindi non vedo l'ora di cominciare, da martedì, da domani, ci vediamo in palestra. Grazie! Giovanni Russo, che è un tecnico conosciuto in ambito professionale, per lui parla il suo curriculum, l'anno scorso è stato campione regionale anche il 16 e anche il 18, ha fatto la finale nazionale. Siamo onorati di averti tra di noi, questo è un merito che riconosciamo a Natale Rigono e la tua presenza fortifica la nostra scelta di puntare sui settori giovani. No, devo ringraziare la società in particolare Natale, Fabio, con cui abbiamo avuto diversi incontri. E ricevere una fiducia in un settore così delicato ed importante come il settore giovanile, come il 2014. Il primo passo che sono fatto a volte è qualcosa di veramente gigante e importante. Voglio fare colgo l'occasione per fare in bocca al lupo a tutta la società che ha fatto delle scelte importanti sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista tecnico, rappresentando quello che è un interesse sostanziale alla crescita del movimento. Grazie, grazie. Pippo Staiti era qua, è scomparso, si è nascosto. Pippo, lo recuperiamo. Nel frattempo vi aspettiamo Pippo, vedrete che il quadro tecnico del settore giovanile è molto potenziato, come ci dicevano sia Mimmo Triolo che Carmelo De Luca e anche Pippo Nicita, che sono quelli che si occuperanno, perché la società vuole per il futuro crescere vecchi talenti. Noi qui vediamo delle foto. Nel frattempo vediamo le foto che ripercorrono. Io mi ricordo che un ragazzo andava a vedere la squadra in Serie B e tutte le giocatrici erano di Santa Teresa. Speriamo tra X anni di riuscire a rivedere questa impresa. Eccolo qui, Pippo Staiti, si è riconoscato. Pippo Staiti si divide tra il maschile con la pallavolo dei due anni in Serie C, ci onora della sua presenza qui, curando. Vi ringrazio. Quindi una breve battuta anche per te. Sono contento di essere qui, ho detto subito sì, quando Natale a fine maggio mi ha chiamato per venire a fare settore giovanile qua a Santa Teresa, mai ho trovato una società così organizzata, a settembre che a maggio già pensavo al settore giovanile per settembre. Sì, subito, perché vuole dire che qua c'è voglia di fare e di lavorare per bene. Ok, è un grosso sponsor di Natale Rigono, hai una creatrice che mi interviene, stato vivo, perché vado sempre male vivo. Antonio Carpone, secondo allenatore, under 18, Serie D. Ecco, Antonio è un prodotto del nostro vivaio, perché è un tecnico cresciuto in casa, da un'idea, e anche lo sposo del nostro capitano, e vi devo dire che ci mette tanto impegno, tanta passione, non vuole parlare, se vuol dire una battutina dice, altrimenti siamo contenti. Ringrazio la società per essere qui quest'anno e grazie Antonio. Andiamo avanti con Roberto Scala, primo allenatore under 18 e Serie D. Roberto Scala in questi ultimi due anni ha lavorato in silenzio, spesso in condizioni difficoltose e per poco. Si è arrangiato, sempre zitto, senza creare problemi, ha lavorato in silenzio. L'anno scorso ci ha consegnato due giocatrici per la Serie B2 e questo per noi è un motivo di estrema contentezza. Il tuo progetto continua, sempre più rafforzato. Continuiamo a parlare della palestra, ma abbiamo fatto in silenzio. Speriamo di aggiungere anche la Serie a questa squadra. Ok, anche, ricordiamo che quest'anno ci sono anche altre due ragazzine, anzi da dove siamo andati qui, da due a quattro e due ragazzine aggregate, ragazzine si offendono, no, la ragazzina non è stata aggregata. Va bene, ci seguiamo. Proseguiamo con Pietro Villari, preparatore atletico Serie B. Pietro Villari, era da queste parti. Ah, è impegnato con i bambini perché Pietro va anche il babbo, siamo contenti di averlo con noi, una presenza qualificata. Le ragazze dicono che non è giusto, perché tu non so. Però secondo me dovreste. Però in effetti è un po' difficile che si liberi. Il bambino dorme, noi purtroppo non vogliamo collegarci qua. Andiamo avanti con Fabio Grini, secondo allenatore Serie B.
non vuole parlare. È uno dei segreti del nostro dello spogliatoio degli ultimi anni, è quello che io lo dico sempre. Dentro lo spogliatoio cuce, ricuce e quindi è un abile sacco. Lo ringraziamo per la sua presenza silenziosa ma sempre fruttifera. Grazie. Per il nostro allenatore Claudio Mantano che ritorna in patria, noi cercheremo di sfatare il proverbio Nemo profeta in patria, quindi tu sei un predestinato a fare grandi cose in questa squadra. Spero proprio di sì, e spero che forse ci sono tutti per fare grandi cose. Io due parole soltanto vorrei dire, e mi ripeto sempre come ho detto precedentemente, che Santa Teresa è un posto veramente speciale, lo possiamo vedere da queste foto che vediamo e che tutti siamo sempre ad osservare. Tutti quanti abbiamo giocato almeno una volta a pallavolo. Ogni angolo di Santa Teresa odora di pallavolo. Vive di pallavolo. Vive di pallavolo. È veramente un posto speciale e speriamo proprio di fare belle cose. Le faremo, ne sono certo. Grazie, grazie. Importantissimo staff medico, la presenza dello staff medico capitanato dal dottore Daniele Pontoriero, chirurgo ortopedico e traumatologo presso il Papago di Messina. Il dottore Pontoriero non è potuto intervenire per un'emergenza all'ospedale, tutto rispetto, essendo stato l'anno scorso nello staff del Catania Calcio in Serie A. Ha un cognome che non puoi sbagliare, quindi già il tuo cognome è una garanzia, quindi siamo sicuri che farai grandi cose. Buonasera a tutti, vi ringrazio per la vostra presenza numerosa. Che dire, un po' emozionato perché c'è grandissimo entusiasmo, non sono abituato a questo entusiasmo. Speriamo di fare bene con tanta umiltà, massimo impegno, nient'altro. Grazie Gigi, grazie. Francesca Caracci, nutrizionista. Francesca Caracci, vieni. Sorriso ragazzi, a posto. Che c'è un bel gruppo, si respira per l'aria nello sport. Sì, stiamo lavorando tranquillamente e ringrazio comunque questa società che mi ha scelto e ringrazio tutti. Grazie Silvio! Prima delle due giovelle arrivate nell'Etna, si sono integrata nella sua coppia di fare del Van Ben Sperare con il numero 3 Sharon Paginato. Io credo che non riuscirò mai a riconoscere quello alla fine dell'anno. Comunque siamo contentissimi di avervi tra di noi, abbiamo visto il vostro spirito già di come vi siete ambientati. Buonasera, siamo contenti anche di far parte di questa squadra, ringraziamo tutti. Grazie. L'altra delle gemelline, riconoscerle come diceva Massimo, sarà davvero difficile per tutti, giovane vogliosa di crescere con numero 4 Karen Tracinato. Se vuoi fare così e loro non le sentiamo. Dopo che finiscono lo fanno. Va bene, ok, adesso vai Finlandia. Un'altra nuova arrivata, statuaria, possente, tratti devastante, farà impazzire di tutti con i suoi numeri e le sue biondate centrali col numero 5 Silvia Bilardi. Una battuta anche per Silvia. Buonasera a tutti, io sono veramente contenta di far parte di questa società negli ultimi anni. Speriamo di fare veramente
del nostro evento quest'anno. Grazie Silvia! Ormai sciolto la sua mentalità balcanica ed ormai è sicula al 100%. Recupera da un infortunio e promette sberle per tutti. Col numero 7, Andrea Sardegna, Angelo Pietro. Segreti, sempre in silenzio, ma quando c'è stato bisogno di te si è stata sentire che cosa. Ricordiamo il tuo punto storico della promozione. Lei si vergogna, parla poco, va bene. Grazie a te. Scivola come un'anguilla sotto il racket al centro, pronta a mollare pendenti a veleno e piantare a muri con il numero 8 Matilde Fulmi. Matilde, punti di Mercedes, una battuta anche per Matilde. Salve a tutti, che dire, sono molto contenta anche quest'anno di far parte di questa squadra, perché appunto è una squadra, è una famiglia, seconda famiglia. Speriamo di iniziare al massimo questa nuova avventura. Grazie, grazie Matilde. Quest'anno respirerà un ambiente più familiare. Non credo saranno tutte rose e fiori per lei, crescita esponenziale delle ultime stagioni per la numero 9, Cristina Mantano. E io non sapessi, Cristina, era mia volta che lo segue, ha detto che ti bastonerà, già l'ha detto nel disco. E tra l'altro è una rappresentante di Santa Teresa. Sì, sono molto contenta di continuare a far parte di questa squadra, anche perché è la squadra del Giovanni. Grazie Cristina. La migliore delle tre valle, il capitano, 20 anni di militanza, impegno, determinazione, grande voglia di arrivare, quest'anno si è rimessa in gioco con un ruolo nuovo, col numero 10, Alessandra, e grida la canale. Con Alessandria c'è comune un percorso un po' più lungo, con me 3 anni, col presidente Simponicida 20 anni. Abbiamo vissuto tante avventure insieme, tante anche sconfitte che ci hanno fatto crescere, ricordo la finale di Barcellona, quella di Villa Abate, quindi tu so quanto e come vivi la pallavolo. Credo che tu senza pallavolo vivresti male, per quello che ti conosco. Buonasera a tutti, intanto volevo ringraziare Massimo perché lui ringrazia tutti, parla sempre bene di tutti, però credo che se tutti noi siamo qui è un grande merito, vado a lui che può essere considerato un po' anche di nato. Tra il passato e il presente, perché no, ovviamente il futuro, quindi il ringraziamento va a te. Altre due persone che volevo ringraziare sono Pippo Nicile e Santo Carnacuci, perché se io sono qui da 20 anni lo devo soprattutto grazie a loro, che anche nei momenti di difficoltà in cui magari io volevo lasciare la scuola loro non me l'hanno mai permesso e mi hanno fatto sempre. Andiamo avanti. Rientrata lo scorso anno dopo 10 anni di assenza, il primo anno per riambientarsi, il secondo per lasciare il segno con numero 12, Sara De Quinte. Sara, mi raccomando, lasci 5 minuti di spazio. Il sindaco spero che si addormenti. A me non piace. Era una battuta, non voleva parlare. Io voglio ringraziare la società, il nuovo direttore sportivo, Claudio Montarro, l'allenatore, i tifosi, e poi fare un in bocca al lupo per la squadra. Grazie Sara, buone parole. Le scommesse, estrione sorriso stampato sul viso, grandi margini di crescita, per fare la differenza in qualsiasi momento, col numero 14 Viviana Caterpillar Saporito. Caterpillar Saporito, eccola! Buonasera a tutti, intanto volevo ringraziarvi per avermi reso parte ancora una volta di questo progetto. Speriamo di ricambiare l'affetto dei nostri tifosi in campo. Grazie per via! La sorpresa dello scorso anno quando fece il doppio salto.
salto dalla D alla B, percorso in crescendo la popolona del gruppo col numero 16 Floriana Carmelina Cosentino. Una battuta anche per lei. Niente, ok, grazie a tutti. Lei non lo sapeva perché gli esordi sono troppo lì. E chiudiamo con un'altra giovanissima aggregata centrale di belle speranze, su di lei scommettono in tanti, siamo certi non deluderà gli osservatori, col numero 18 Cristina De Wall Orlando. Anche per Cristina un giusto riconoscimento al lavoro dei settori giovanili, una battuta a po'. Beh, io ringrazio per la fiducia, perché comunque è un sogno stare con loro e a 16 anni è bellissimo. Grazie a te, bellissimo. E ci stimolano a puntare sempre più sui settori giovanili. E ci sta lavorando tantissimo il nostro direttore generale Natale Pigro. Ed era questa la squadra, le nostre leonesse le abbiamo presentate tutte una ad una, per loro un generale applauso naturalmente. E un in bocca al lupo per la stagione che è iniziata. Questi mesi da subito si è fatto apprezzare per la disponibilità, naturalmente per le capacità, che non è insomma una sorpresa, perché quando l'hanno scelta hanno scommesso su di lei, sapendo già insomma di vincere. Grazie Valeria, e soprattutto grazie a tutti voi che siete qua questa sera per condividere quello che io credo sia un momento molto importante e significativo per il nostro territorio. Grazie tanto a tutte le atlete che vedo qui numerose in campo, perché per me siete sempre state in campo, non perché siete sedute, ma siete qui a dare emozione e storia al nostro trascorso. Vi ho onorato i nostri campi anche all'aperto sotto la pioggia, ci avete fatto emozionare e ci avete fatto divertire tantissimo. Grazie a voi, grazie a tutti i dirigenti presenti, grazie alla nostra squadra. Voglio essere molto breve, sia perché voglio passare subito la parola al sindaco, che è il padrone di casa e che ringrazio ufficialmente a nome della società per averci dato l'opportunità di stare qui questa sera nella sede che da un punto di vista istituzionale è quella più gloriosa, è l'aula del Consiglio Comunale, e sia perché i riflettori questa sera devono essere puntati sulle nostre splendide ragazze, sulle protagoniste, speriamo future di quello che sarà un riavvio, un riaccendere i riflettori e le luci sulla Pallavolo Santa Teresina. Un messaggio però vorrei dare, ed è collima perfettamente con quello che è il concetto espresso quando Massimo, Sebastiano e Fabio Coco mi trovarono, ci incontrammo per la prima volta. Io ci credo fortemente, credo che questa sia la volta buona affinché il nostro territorio si riappropri davvero di questa squadra, di questa realtà, e nello stesso tempo che sia questa realtà a vedere un legame forte con il territorio. Ecco perché quello slogan sulle fotografie storiche che poc'anzi ci hanno accolto all'ingresso di Villa Ragno. Una storia e tante emozioni. Fare pallavolo a Santa Teresa significa storia, appunto, significa tradizione, significa tante emozioni. Quanti sentimenti, quante amicizie, quanti rapporti di lavoro e perché no, quanti amori si sono incrociati sotto la rete una rete di pallavolo della vecchia scuola elementare. Santa Teresa, la pallavolo a Santa Teresa ha sempre espresso una valenza sociale indimenticabile. Quasi tutti i giovani sono passati da là, anche coloro i quali sono andati ad approdare a lidi sportivi diversi. Però il momento pallavolistico era fortemente aggregante. Lo sanno bene le ragazze, lo sanno chi ha fatto pallavolo, che il nostro è uno sport speciale. È uno sport nel quale si passa la palla per regolamento e non per altruismo, e quindi si ha bisogno davvero di tutti. È uno sport dove il campione, anche il più forte del mondo, da solo non serve a niente. È uno sport dove il valore assoluto è la squadra che ci fa vivere o rimpiangere i nostri sogni.
in una sola parola è la passione che noi abbiamo per la pallavolo. E allora, se questa passione storica di Santa Teresa davvero si sente con entusiasmo in tutti gli angoli, come diceva il mister, speriamo che sia viatico di grandi successi non solo sportivi ma anche umani e sociali. Forza F Volley, forza noi, dai!